Sensazionale scoperta nello spazio, la pizza ha la gravità. Fate le vostre ricerche, ma prima liberatevi dagli schemi mentali. Un caro saluto a tutti e benvenuti o benvenute, bentornati o bentornate. Come ci hanno sempre detto, è la gravità che impedisce alla Terra, la Terra che ruota, o che ci dicono che ruota, di far sì che l'acqua non schizzi via nello spazio. Finalmente, in uno degli esperimenti del signor Nespoli, ho visto una cosa che nessuno ha notato. La pizza possiede la gravità! Osservate che spettacolo! Lanciano la pizza tenendola dalla pasta e la guarnizione sopra rimane aggrappata alla stessa senza volare nel vuoto! Qui potete vedere il sistema pizzarellante che fluttua senza alcuna attenzione agli eventuali danni che potrebbero causare mozzarella, olio, pomodoro, ma credo che sia proprio la gravità della pizza a tenere tutti questi prodotti mollicci, olive comprese, attaccate alle pizze ed evitare che queste vadano in giro a creare dei danni nella navicella spaziale. Ma avanziamo lentamente. Guardate la scatoletta delle acciughe nell'olio. Ed è vero che hanno trovato il modo di attaccare gli oggetti sulle strisce adesive, infatti tutti gli altri oggetti sballottano, ma siete in grado di fornire una spiegazione del come fa l'olio delle sardine a restare fermo sul fondo? Vi aiuto io! Anche la scatoletta delle sardine ha la gravità! E poi, signor Nespoli, non bisogna avere fretta di mangiare. Guardi dove ha appoggiato la forbice, sul cucchiaio che sta perfettamente fermo, mentre, come dicevo, tutti gli altri oggetti sul tavolo sballottano. Cari italiani, sarebbe bello se cominciaste ad aprire gli occhi su quello che ci stanno iniettando nella mente senza che nemmeno ci ne rendiamo conto. Buona pizza a tutti, quella italiana, ma mi raccomando, con i piedi per terra. Ciao!